Passata l'Epifania, le feste sono archiviate e ritorna il pallone a rotolare sui campi della Serie D per inaugurare il girone di ritorno. Amici e amiche di Bepi TV, buon pomeriggio e buon anno da Riccardo Lionetto al Guazzelli di Riozio. Va in scena la 18ª giornata del girone D di Serie D e San Giuliano City Lentigione, ma scaldato dal clima degli offenders di San Giuliano. E cominciate questo momento con il lancio di profondità da parte di Salzano. Al traversone sulle secondo palo, il colpo di testa di Breschi, la rovesciata tentata da Cogliati. Non era male, blocca senza troppi problemi Alfonso Rizzuto. Buona chance per il San Giuliano City. Difendere questo calcio di punizione. C'è Palesi sul punto di battuta. C'è Queiroz ma anche Salzano. Va Palesi con il destro! Il vantaggio del San Giuliano City al minuto 21. La bordata a raso terra di Palesi che porta avanti i suoi 1-0. Secondo gol stagionale per Luca Palesi, che ha trovato il buco sul primo palo. Impreciso qui forse nel mettere la barriera a Rizzuto, che non può arrivare su questa palla. Molto bene tra le linee Azzeni, si è mosso bene Milan nel traversone in mezzo, poi c'è la deviazione, forse l'ultimo tocco però è da parte di Capiluppi. E così calcio d'angolo per le San Giuliano City. Milan la rimessa laterale, Azzeni in aria, Azzeni calcia col mancino, pallone sul fondo, buona chance per il San Giuliano City. Riuscire adesso Lentigione ancora sulla zona di competenza, l'unica. E qui nel frattempo attenzione perché Azzeni ha fatto un brutto gesto. Azzeni ha fatto un bruttissimo gesto nei confronti di Formato, perché Formato l'aveva fatto prima. Espulso. C'è un'espulsione da parte del San Giuliano City, si tratta di Anton probabilmente. Fa. Che si gira. Nani al traversare sul secondo palo, Formato di testa, Manfrin, un miracolo da parte di Manfrin. Fischia ora Virgilio e allora è cominciata la ripresa. Lancio. Infatti va a giocare corto, Battistello. Lancio nel cuore dell'area di rigore, Manfrin a vuoto, Formato ci arriva e fa 1-1 il pareggio della Lentigione. Come l'andata? Ha segnato ancora Alberto Formato al minuto 12 nel corso della ripresa. 1-1, riacciuffa il match in Lentigione con Alberto Formato che torna al gol, settimo gol in campionato, l'ottavo in stagione. Non segnava dal 22 ottobre, dal gol contro il Mezzolara, Alberto Formato. 1-1. Siamo arrivati all'ora di gioco, va Salzano col mancino, sotto il 7! Non è vero, è uscita, aveva dato l'insensazione del gol Agnello Salzano. Nappo, servito da Sala, va al traversone, Sala prova ad arrivare su questa palla, il colpo di testa di Grifa, pallone alto, buona chance questa per il Lentigione. Sul settore di sinistra il tocco corto per Cogliati che voleva l'1-2, l'ha trovato in aria Palesi, fermato in maniera regolare secondo Virgilio. Palla Battistello, il traversone a cercare Grifa, allontana ancora Brischi sul piede errato perché è bella la giocata di Sala. Sala col destro, Sala, Manfrin in calcio d'angolo, buona chance per il Lentigione. Bello. Pronto Nanni col sinistro, ma anche Nappo col destro. Va Nanni col mancino, Nanni, pallone alto che non scende. Invece va in archivio il match tra San Giuliano City e Lentigione, è 1-1 al Guazzelli di Riozzo. Continua quindi il filotto consecutivo positivo da parte del San Giuliano City, 3 vittorie e un pareggio.